Pescara-Gubbio, secondo turno dei playoff di girone, gara secca al Delfino, basterà il pareggio al 90esimo, niente tempi supplementari. Ferrari c'è, è stato convocato ma non è al meglio a causa di un lieve acciacco di natura muscolare. Al centro dell'attacco sarà dunque confermato Cernigoi, che ha ritrovato la via del gol, soprattutto determinante il classe 95 Scuola Milan nel match con la Carrarese. In difesa scontato il rientro di Mirko Drudi, dovrebbe trattarsi dell'unica novità. Ecco il probabile 11, Sorrentino tre pali, Zappella, Drudi, Ingrosso e Veroli in difesa. A centrocampo Pompetti, De Risio e Pontisso, davanti Clemenza e Dursi a supporto di Cernigoi. Finora, lo ha detto la storia dell'intero campionato, soliti pregi, stessi difetti. Da una parte la discreta facilità nel trovare la via della rete, dall'altra però il Pescara prende gol da chiunque e non riesce a trovare una solidità difensiva. Col Gubbio servirà coraggio, ma anche tantissima attenzione. Zauri. Il Gubbio è una squadra molto aggressiva, molto tosta, molto fisica, dinamica. Sarà un'altra partita molto difficile per noi, ma insomma abbiamo tutto per poter passare il turno. Per il Gubbio, che ha eliminato la Lucchese, un solo risultato a disposizione, la vittoria. In campionato rosso-blu ammazza grandi, soprattutto in casa vittorie significative contro Reggiana, Intella e Cesena. Col Pescara pareggio all'andata, migliore in campo arena, sconfitta l'Adriatico ma biancazzurri salvati dall'ottimo Sorrentino. Segna parecchio, 53 gol l'11 umbro, che però come il Pescara ha incassato 43 reti. Particolarmente collaudato il 4-3-3 di partenza. Probabilmente 11, Ghidotti tre pali, Formiconi, Redolfi, Signorini e Bonini in difesa. Cittadino, il regista, non è al meglio. Di Noia sarà il play con l'ex Boulevardi e Malaccari interni. Davanti il tridente, a dir poco temibile per qualità, estro e velocità. Arena, Spalluto, Dudu, Magni. Così il tecnico Vincenzo Torrente. Sappiamo che abbiamo soltanto un risultato, giochiamo una squadra favorita all'inizio dell'anno insieme a altre 5, una squadra che dei valori per me a livello di Modena e Reggiana, quindi è una bella sfida, stimolante, grande motivazione, uno stadio bello contro un avversario di valore e noi proveremo a batterli. All'andata lo scorso 6 febbraio 3-1 per i biancazzurri, marcatori Gherardi, pari momentaneo di Spalluto, gioiello di Clemenza splendidamente ispirato da Pompetti e tris di Ferrari. A proposito di Clemenza, 7 gol di cui 3 realizzati contro gli umbri. Oltre 10 anni fa, 19 novembre 2011, il Pescara di Zeman si impone 2-1 sul Gubbio del compianto Simoni, ma portato in Serie B la stagione precedente proprio da Vincenzo Torrente. Da terzino a terzino, cross di Zanon, gol di Antonio Balzano. Quindi l'errore di Anania, soprattutto l'abbaglio dell'arbitro, Gaglione di Alessandria, rigore inesistente, così come l'espulsione di Marco Capuano. Graffieri trasforma dal dischetto, malgrado l'inferiorità nella ripresa. Il Pescara rimette definitivamente la freccia grazie al gol capolavoro di Ciro Immobile.